Ciao, benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo nuovo video proveremo insieme il nuovo fondo di Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Vi lascio direttamente al video senza perdermi tanto in chiacchiere, in cui vi spiego un po' come mi ci sono trovata, come sono le mie prime impressioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, che vi lascio scritto da qualche parte, e nulla, vi lascio al video. Andremo a provare insieme il nuovo fondo, diciamo, di Anastasia Beverly Hills. Si chiama Luminous Foundation. Eccolo qui. La boccettina è in vetro, ha una pompetta con erogatore, e andremo a stenderlo con la spugnetta. Metà viso lo stenderò con un primer sotto e l'altra metà senza primer, in modo da vedere come reagisce entrambe le cose. Allora, per la metà dove applicherò il primer utilizzerò questo di Essence che si chiama You Better Work, e beh, lo stendo con le mani, tanto sì. Vado ad applicarlo da questa parte. Si assorbe anche abbastanza velocemente. Adesso prendo il nostro fondo. Vi scrivo esattamente quanto è costato, comunque sulle 30-40 euro, in ogni caso ve lo scrivo in sovrimpressione. Ho applicato due pump, è molto cremoso, direi. In realtà ho già girato questo video una volta. Carina. Però ho perso tutte le clip, ne avevo girato anche un altro che girerò dopo di questo. Ma appunto ho perso tutte le clip, quindi niente, lo rigiro e basta. Ora vi zoomo per farvi vedere la metà appunto con fondotinta e primer e la metà senza niente, così potete vedere un po' la situazione. Non vi zoomo tantissimo perché ha un filtro bellezza incorporato questa macchinetta, non so come toglierlo, quindi comunque vedete qui ho parecchie imperfezioni e anche rossori, mentre di qua anche qui le ho, però le ha coperte bene. Fra l'altro ha un bellissimo effetto lisciante, diciamo, per i pori. Comunque sì, questo è l'effetto con primer. Ora vediamo senza primer. In realtà non vedo grosse differenze. La cosa che noto però è che è già andato le mie rughette d'espressione. Come effetto mi piace moltissimo, in più non si sente assolutamente sul viso, pur non essendo appunto fissato con una cipria. Noto appunto questo effetto super lisciante, nel senso piallante dei pori, veramente figo. Ho paura che però che non fissandolo con la cipria vada molto nelle rughette d'espressione. E appunto, se avete delle pellicine o delle zone più secche della pelle, ho paura che si depositi molto. In ogni caso, non vedo particolari differenze tra il lato con primer e senza primer. Ora vi zoom un pochino, così vedete. Vedete più o meno la grana della pelle è sempre quella. Qui le discromie le ha coperte parecchio bene, quindi direi che è una media coprenza. Direi che è una media coprenza, però non direi alta, semplicemente perché la consistenza è veramente ottima. Non è troppo liquida, però è tendente al liquido, è veramente super confortevole, non lo sentite assolutamente. E sembrerebbe appunto si settasse da solo, però non mi fido, senza cipria. Vi avrei voluto leggere cosa prometteva, però ho buttato la scatolina
appunto perché avevo già girato il video, però poi ho perso tutte le nostre bellissime clip. Ora ricerco sul sito di Sephora e vi dico. Vi dico già che da Sephora costa 39,90€ e appunto dice che è un fondotinta liquido resistente all'acqua, adatto per regalare un effetto luminoso naturale all'incarnato. La sua formula splendente regala una media coprenza a lunga tenuta, una sensazione di leggerezza e un aspetto ultra fresco, e questo è super vero, la coprenza che stavi aspettando. Non è necessario fissare con polveri, però io sinceramente non mi fido e quindi lo fisseremo. È disponibile in 50 tonalità, quindi direi buono. Vabbè, dice che non ossida e che non fa effetto flashback. È arrivata anche la palette di Carly Bible. Mi sto trattenendo tantissimo da non acquistare, però non so se ce la farò perché ho appena acquistato la Jackie Aina. Però anche quella è bellissima. Perché escono così velocemente? Secondo me, ho sentito anche io questa cosa in giro, devono avergli liccato tutti i prodotti e appunto per non fare spoiler a quelli che gli hanno liccato i prodotti, diciamo, li hanno fatti uscire loro con più rapidità, però mi dispiace anche perché infine hanno fatto uscire tanta roba, tante palette tutte insieme e non penso sia di normale amministrazione, ecco. Comunque vado ad applicare il correttore Naked Skin solo sotto le occhiaie perché sul resto del viso sono perfettamente coperta. Non ne applico moltissimo perché ho preso una tonalità molto chiara, ma da Sephora non erano disponibili tante tonalità. Questa è da Fair Neutral, però la seconda era tantissimo rosata, quindi vabbè. Come cipria applico un velo di Brighten Up di Essence. Ok, ho terminato diciamo la base, adesso manca il bronzer, blush e illuminante. Quindi vado a fare tutte queste cose, compreso trucco occhi, sopracciglia, labbra, off camera, perché appunto non ci interessa in questo video. E poi torno e vi do le mie prime impressioni, ecco. Allora, ho terminato il make-up e niente, vabbè, ho utilizzato questa palette di Revolution. Questi sono i colori. Molto carina, tra l'altro proprio come qualità di prodotto. Ho messo l'eyeliner, ciglia finte e come rossetto ho utilizzato Uncuffed di Fenty. Stupendo. E nulla. Allora, cosa vi posso dire? Come prima impressione mi è piaciuto tantissimo, tanto è la seconda volta che lo utilizzo, quindi sì, non è che l'ho utilizzato tante altre volte. Comunque mi è piaciuto parecchio. Sì, ha una media coprenza, comunque molto buona. Lascia però comunque un finish molto naturale. È semi opaco, quindi non è lucido, ma non è neanche super opaco. E la formula è abbastanza liquida. E non è corposa, quindi sì, è leggero, non appesantisce la pelle, insomma non lo sentite. Essendo appunto semi opaco, se avete una pelle secca come la mia non ci sarebbe neanche necessità di fissarlo con la cipria, solo che io non mi fido a non fissare i prodotti liquidi e quindi l'ho fissato. In ogni caso non mi evidenzia particolarmente la secchezza della pelle ed ha un effetto abbastanza appiallante su questa zona qui e quindi sì, per ora mi piace tantissimo e poi vi aggiornerò magari più tardi un'altra volta, in modo tipo tra una o due orette, così sì, riusciamo a capire più o meno insieme come si è fissato. In ogni caso io mi sto truccando dall'incirca un'oretta, sono le 11:55 mattina e penso avrò da girare per un'altra mezz'oretta così, quindi per ora
sinceramente mi sento di promuovere. Ok, allora si sono fatte le 12:29 e finora veramente il fondo mi sembra perfetto, non lo sento assolutamente sulla pelle. Nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, insomma, che vi sia stato utile in qualche modo o semplicemente che vi abbia intrattenuto. E nulla, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!